lascerei già la parola a quest'uomo, Pietro Brambati, che è stato uno, forse sei stato uno dei pionieri ad avvicinare Microsoft alla community, può essere, tu lavori con le community di open source da anni ormai, anche se sei giovane. Si sente, sì. Sì, sono abbastanza giovane, per la verità, non troppo. E, sì, uno dei miei lavori in Microsoft è proprio quello di lavorare con le community degli sviluppatori in Italia, e quindi da un po' di anni lavoro anche, mi fa molto piacere con Zuma. Appunto, è un piacere essere qua per la seconda volta, dato che è il mio anno quasi una lei. Quindi io ti lascerei la parola e poi c'è Marchetto che ti farà tante domande e voi siete assolutamente pregati di fare domande, abbiamo anche su Twitter il hashtag, Marchetto? Sì, salutiamo innanzitutto quelli che stanno guardando i streaming, perché l'evento sta andando in streaming su giungadei.it e inoltre ci sono gli amici che seguono in chat e gli amici che seguono attraverso Twitter con l'hashtag giungadei. E quindi potete, più timidi possono fare domande su Twitter, però insomma, visto che siete qua, voi insomma fatevi sentire. Per quelli che stanno a casa, scrivete qualcosa, che se ci dite qualcosa di interessante vi facciamo anche intervenire qui, ok? Sia sulla chat che su Twitter. Grazie mille. A te Pietro. Grazie. Bene, come dicevo, lavoro in Microsoft Italia ormai da parecchi anni, non sono proprio giovanissimo. Lavoro come developer evangelist, che mi fa essere da un lato molto vicino alle ultime tecnologie che Microsoft rilascia dal punto di vista in particolare dello sviluppo web, e poi lavoro molto con le community, e questa è un'altra parte bella del mio lavoro. È il mio secondo Joomla Day, ero qua, anzi ero qua, dove è stato fatto l'anno scorso a Verona, ecco, grazie. Nella foto non sono quello sdraiato in basso, ma sono quello sulla sinistra. L'anno scorso è stato un piacere perché ho avuto per la prima volta la possibilità di raccontarvi cosa Microsoft ha realizzato negli ultimi anni per quanto riguarda lo sviluppo di applicazioni non su una tecnologia Microsoft, diciamo, standard. In particolare vi ho parlato di IIS, di come far funzionare bene PHP e Joomla su Internet Information Server, degli investimenti anche che Microsoft sta facendo in questa direzione. Vi ho raccontato del web platform installer, della gallery, l'anno scorso con Alex Red abbiamo fatto un pacchetto in italiano di Joomla che è stato pubblicato nella gallery di Microsoft e che può essere scaricato tramite il web platform installer installato in pochi clic. Vi ho raccontato anche di un toolkit, SEO toolkit l'anno scorso, anche questo è uno strumento che Microsoft mette a disposizione gratuitamente, poi vi potete fare una sessione sul SEO poi avanti. E quindi un altro strumento che potete utilizzare nel vostro, diciamo così, lavoro quotidiano. Oggi vi volevo raccontare un'altra delle cose che Microsoft sta facendo in questi anni, che è WebMatrix. Ora non vedo bene la sala perché è un po' buia, ma mi verrebbe da chiedere quanti di voi conoscono WebMatrix, da non confondere con Matrix, che è un altro film, si vedo poche imbarazzate, quindi penso che non molti lo conoscano. Allora, WebMatrix è un tool gratuito che mette a disposizione diverse cose nello stesso tool, vi consente di sviluppare applicazioni, di partire a lavorare con Joomla utilizzando una gallery, che adesso poi vi farò vedere, integra un server web, diciamo leggero, pensato per lo sviluppo, che si chiama ISS. Questo è interessante? È interessante perché da un lato ha una versione light, leggera, dello stesso server web che trovate nei server di produzione delle infrastrutture moderne, quindi quelle con Windows Server 2008 in su. Funziona anche sotto Windows XP, per cui se avete su una macchina con Windows XP installate WebMatrix, potete far funzionare WebMatrix con questo IIS Express, che userà il server IIS 5.1 che c'è in XP, e spero nessuno di voi utilizzerà da oggi, nessuno lo utilizzerà più, perché ormai sono passati troppi anni, è assolutamente diverso da quello che sono le esigenze di come si gestisce un sito web attualmente. Inoltre ha un editor di testo, è molto semplice per la verità, però è per chi magari di voi fa sviluppo
suo GC ed è abituato a fare editing delle pagine in maniera molto veloce, direttamente anche sui server di produzione. Quando glielo fa? Non sarà gli utenti? Non sarà mai. Risposta. Allora, diciamo che comunque tramite questo telefono addirittura sì. Ok, diciamo che l'editor è molto semplice. Nell'ultima versione abbiamo aggiunto supporto per quelle che sono le keyboard moderne, quindi HTML5, IntelliSense, c'è supporto per CSS3, per il JavaScript, chiuso jQuery, ora supporto per l'IntelliSense. Supporto a motore di scripting, cioè PHP, quindi lo puoi usare con Joomla, anche SP.NET, per chi di voi ha siti che utilizzano SP.NET. Ha un DB Manager, sempre integrato dentro il tool, che supporta sia MySQL che SQL Server. Ha dei tool che potete utilizzare molto semplici, quindi diciamo che non proporrei questo tool in un enterprise, ok? Ci sono esigenze notevolmente diverse, però ha dei tool molto semplici per chi magari ha bisogno di fare tanti siti, poco tempo, spendere diciamo, poco il giusto tempo che serve per farne il deployment, per farne la modifica, magari perché i clienti che avete non hanno esigenze estremamente complesse, soprattutto magari budget anche limitato. Quindi potete utilizzare anche strumenti di SEO e di analisi delle performance integrati nel tool. Allora, vi dicevo, è disponibile la beta della versione 2 di questo tool, che potete scaricare webmatrix.com/next, che è gratuita. C'è anche la versione 1 in RPM, consiglio di provare la 2. Sulla macchina. Allora io non riuscivo a farvi una demo completa di quello che è una cosa importante, per cui adesso ho una slide e poi ho registrato un piccolo video di quello che ho fatto. Allora, l'altro aspetto che mi piace raccontare di WebMatrix è il fatto che non è solo un editor di testo che vi consente di scaricare in locale, vi consente anche di pubblicare il vostro sito Joomla su un host. Abbiamo lavorato con una serie di hoster, anche italiani, che sono registrati in una gallery di hoster, dove voi potete andare a vedere gli hoster che piattaforma offrono. Gli hoster possono anche dire quali offerte fanno. Alcuni di questi hoster hanno un bollino, quello col sole, Spotlight, quindi sono degli hoster che hanno delle piattaforme particolarmente compatibili con WebMatrix, quindi hanno l'ultima infrastruttura con il server 2008R2, con tutti i moduli che servono per far funzionare alcune applicazioni selezionate, tra cui c'è anche Joomla, nei loro ambienti. Potete andare da questi host a scegliere quello che vi preferite e poi farvi dare un file di configurazione da usare in WebMatrix. Allora, qui vedete un video di WebMatrix che ho registrato per evitare di far perdere l'intera ora, diciamo, l'intera mezz'ora. Potete scegliere Joomla, date il nome al vostro sito, ovviamente ho dato il nome a Joomla Day 2011. Fate next, quello che succede è che accettate un'Eola sull'applicazione, vengono scaricate a questo punto sulla vostra macchina locale tutte le componenti che servono per far funzionare Joomla e poi iniziate un processo di diciamo così, di installazione. Qui definite il nome del sito, potete configurare il database, il nome del database che verrà creato, alcune informazioni sono già prepopolate per cui potete anche diciamo, ignorarle, non interessarvene, quindi con dei valori fittizi, cioè fittizi casuali. Postate una password di amministratore del sito, quella che vedete col backend, una site administration email, che sono diciamo, le informazioni essenziali per far funzionare tutto senza andare a fare particolari modifiche. Fate yes a questo next, a questo punto vengono installate tutte le componenti che vi dicevo servono, quindi il database, l'IIS, Joomla stesso che viene scaricato nella versione che è disponibile nella gallery e viene installato localmente. Alla fine di questo processo avete una versione di Joomla 1.7 che è installata in locale e che gira dentro WebMatrix, che è questo tool che vedete adesso, che è fondamentalmente un editor, un tool di sviluppo che vedete i file di Joomla, quindi configuration.php, potete vedere c'è un IntelliSense, il coloramento della sintassi. Alcuni file hanno un lucchetto perché sarebbero i file che non andrebbero modificati, però ovviamente potete fare ok e andare a modificarli. Qui vi faccio vedere che c'è il supporto della sintassi PHP ad esempio con l'IntelliSense, come in questo caso sto facendo partire in locale di un sito, vedete la porta localhost eccetera che gira su IIS Express.
qui giusto per vado sul backend per far vedere insomma che sto provando a vedere se la password che ho iniziato prima funziona correttamente. E a questo punto ho il mio sito in locale funzionante, quindi potrei ad esempio divertirmi a creare un'estensione e quant'altro. L'altro aspetto che dicevo importante di WebMatrix è la possibilità però di farne la pubblicazione presso un'host. Io voglio farne la pubblicazione, vado nella gallery degli host facendo find web hosting, quindi vado in questa gallery dove ho una serie di hoster che posso selezionare per regione, per offerta, per prezzo e per quant'altro. Una volta che poi sottoscrivete il contratto con uno di questi hoster, vi verrà fornito un file di configurazione con già impostate tutte le prestazioni che servono per fare la pubblicazione. Qui sto usando il file che mi ha fornito Joomla Host per la configurazione, faccio open. Qui vedete ho già configurato tutto, anche la connessione al database remoto. Okay? Quindi non devo scrivere niente, qui c'è tutto impostato, viene fatto un test di pubblicazione, l'importante è che non vi dia errori, va a fare una serie di verifiche se c'è l'overwrite, se funziona la pubblicazione con MySQL, eccetera. Fate continuo e a questo punto viene verificato quello che avete in locale con quello che c'è sul server di produzione. Le differenze, fate, proseguite e a questo punto vengono copiati, pubblicati tutti i file, così come ce li avete in locale, e il database. Il file di configurazione viene modificato in modo che ci siano dentro le stringhe del database che serve per funzionare sul database di produzione, ok? Non avete le stringhe per il funzionamento in locale. Tutto questo è fatto in automatico e serve proprio per semplificare quell'aspetto di facilità nel deployment del sito. Io adesso sono sul sito di produzione dove ho il mio sito, siamo tendenzialmente nella stessa situazione in cui l'ho lasciato in locale, proprio perché ho la password, l'account che ho creato in precedenza, sono gli stessi perché il database è stato ricreato dall'altra parte con le tabelle, con la stessa configurazione, adattato in maniera in modo che sia veramente semplice la pubblicazione. Ok, questo è ovviamente un video, ho cercato di velocizzare le parti relative al download dei componenti, alla pubblicazione su un server di produzione, ma è veramente una cosa molto rapida. Cosa ne pensate? Vi piace questo tool? Può esservi utile? Facciamo un applauso. Quindi, vabbè, è gratis, potete scaricarlo, adesso vi lascio qualche link. Altra cosa che è stata aggiunta nella versione 2 è la remote view, cioè potete collegarvi al server di produzione, al server sull'hoster, e andare a modificare i file da lì. Quindi io in questo momento, in questa schermata, sono collegato allo stesso server su Joomla Host dove ero collegato prima e dove potete andare a modificare i file direttamente sulle macchine di produzione da dentro WebMatrix. Se fate save viene ovviamente fatta la modifica. Cos'altro? L'editor, dicevo che l'editor della nuova versione è stato migliorato, non è un editor WordCC, non avete la preview di quello che è nella pagina, ma avete un qualcosa molto simile ad un text editor che però ha supporto per la sintassi PHP, per l'HTML5, per jQuery, eccetera. Ci sono la possibilità poi di fare dei report. Dei report per quanto riguarda la parte di search engine optimization, quindi anche in modo che i motori di ricerca facilmente indicizzino il vostro sito e vengono fatte una serie di analisi e di suggerimenti su come migliorare, piuttosto che fare analisi delle performance. Ed è utilizzabile sul sito che avete, diciamo, in locale. Giusto per farvi vedere, vediamo se riesco a scrivere da qua, così rendiamo un po' meno noiosa la presentazione. Allora, questo è WebMatrix, qui ho già il mio sito, che avete visto in precedenza con una serie di file. Qui nella parte in basso c'è report, qui ne avevo già fatto uno, ma possiamo fare un nuovo report. Quello che succede è che se premo ok viene fatta l'analisi praticamente del sito, potete decidere di stoppare a un certo momento l'analisi se ci sono troppi link che vengono eseguiti, quindi io ho creato un altro record di analisi, quindi lo potete fare più volte in modo che
potete fare dei confronti, no? Quindi su miglioramenti che avete fatto al sito in diversi momenti. E poi vi dà una serie di analisi sulle performance. In questo caso vedete alcune pagine ci mettono limite troppo, diciamo che poi potete decidere la soglia oltre le quali, oltre la quale una pagina viene eseguita in un tempo troppo elevato, no? Quindi magari avete fatto una query su un DB che ci mette un po' troppo tempo, qui vedete una certa pagina ci mette troppo tempo a essere eseguita. Un'analisi molto semplice che magari può sgrossare alcuni aspetti critici magari del sito. Poi se cliccate su SEO vedete che ci sono una serie di errori e di warning che potete filtrare. E fate vedere ad esempio solo gli errori oppure anche i warning. Qui ad esempio si dice che alcune pagine contengono dei link che sono rotti, che non puntano niente, oppure questo è un aspetto importante, il title della pagina HTML è troppo corto. Se voi cliccate ad esempio su questa pagina vedete, se riesco a farvi vedere, che non solo vi dice il motivo per cui c'è un warning, il motivo è che il titolo ha solamente 4 caratteri, ma vi dà anche dei suggerimenti. Allora, il titolo di una pagina HTML, per essere facilmente utilizzato da un crawler di un motore di ricerca, no? Deve essere tra i 5 e i 65 caratteri tendenzialmente. Quindi avete anche un'idea di come migliorare come il vostro sito. Quindi non è solo, vi dà anche, diciamo, dei consigli su come procedere. Poi ovviamente alcune cose possono essere volute, eccetera, però diciamo, sicuramente è un aiuto. E questo lo lanciate rispetto al sito che avete in locale. Questo cosa ne dite? Può esservi utili? Ok, fantastico, 2-0. Ok, in realtà ho finito. Quindi WebMatrix si prova, è più facile provarlo che rendersi conto da una presentazione che cosa può fare, però di base vi dovete ricordare qualcosa di questa presentazione, è l'idea che rende facile creare un sito partendo da una gallery di applicazioni, potete anche partire da zero, ho evitato questo passo, personalizzarlo perché avete un editor che vi consente di fare modifiche molto semplici al codice, piuttosto che pubblicare, ad esempio, ho fatto la pubblicazione di Joomla 1.7 su un host compatibile con WebMatrix. Un'altra cosa che voglio raccontare, che non è legata a WebMatrix, è invece un programma di Microsoft che si chiama WebSizePack, che è anche questo un programma pensato per le aziende che sviluppano siti web, aziende con meno di 10 dipendenti. È un programma che dà sostanzialmente accesso gratuito ad alcuni strumenti che tipicamente sono a pagamento in Microsoft, come alcuni tool di sviluppo come Visual Studio 2010, Professional, che non è per PHP, è per ASP.NET, ma so che c'è alcuni di voi che hanno siti, diciamo, di diverse tecnologie. Avete le licenze di Windows Server 2008 R2 e di SQL Server 2008 R2, che dà una durata, diciamo, gratuita di 3 anni, dopo la quale potete uscire o in qualsiasi momento, perché non ci sono problemi a uscire da questo programma. L'unica cosa che è richiesto è che ogni 6 mesi o un anno, non ricordo, dobbiate segnalare in una dashboard che avete a disposizione, in un sito che avete a disposizione, i siti che avete realizzato utilizzando, diciamo, tendenzialmente il software del programma. Quindi dovete registrare dei domini e, diciamo, quello del sito che avete sviluppato con il software del programma. Basta, allora io vi lascio questi link utili, che sono uno link alla versione 1 di WebMatrix, è in RTM, trovate sotto webmatrix.com, che ha comunque la parte di pubblicazione che avete visto, non ha alcune funzionalità dell'editor, mentre nella beta 2 anche questo è disponibile, che è webmatrix.com/next, avete delle funzionalità in più. C'è un altro aspetto poi che di cui non vi ho parlato, ma di cui vi lascio il link, ed è la parte relativa alla configurazione del server, tendenzialmente del hoster, che è compatibile con WebMatrix, quindi quello che è in grado di avere file, di ricevere i file di Joomla piuttosto che il database MySQL e di installarlo nella maniera rapida che avete visto. Ci sono delle guide al tour che trovate, e quindi in teoria potreste anche voi su un vostro server che avete
con Windows Server 2008 R2, configurare questa infrastruttura e pensare di usarlo come server da WebMarket per pubblicare i siti dei vostri clienti, ad esempio. Anche se tendenzialmente è questo processo è tipico di un hoster, ma è comunque fattibile anche se avete server bot di casa. Ok, io vi ringrazio, sono a disposizione per le domande. Qualsiasi feedback sul tool, questi sono i miei recapiti, manca il cellulare forse, ma ho utilizzato tutto. Scrivetemi e così fatemi sapere se riesco a far migliorare ai miei colleghi che fanno queste cose il prodotto in modo che sia effettivamente utile per voi. Grazie a tutti, sono proprio. Domande. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Intanto te ne faccio uno io. Cosa te ne sembra di questa sala? Dicevo stamattina, cioè, è veramente incredibile, cioè, è quasi, poi per chi è qua è veramente impressionante vedere tutte queste persone in sala qua per prima. È una cosa che ve lo dico sinceramente, cioè, in Italia non è facile.